Radio, parole in libertà. Ma adesso è venuto il momento di parlare con Gabriele Marconi. Ciao Gabriele, sappiamo che sei stato a Catania allo Spazio Libero Cervantes a presentare il tuo libro Le Stelle Danzanti e sappiamo anche che l'idea della pubblicazione del libro è venuta da parte di Pietrangelo Buttafuoco, che tra l'altro abbiamo intervistato l'anno scorso sempre a Radio Parole Libertà, che Buttafuoco ha dato il manoscritto all'editore Vallecchi e da lì nacque l'avventura delle Stelle Danzanti. Allora ti chiedo, come ti è venuto in mente di scrivere un libro sull'impresa fiumana? 10 anni fa è nata. Eravamo in riunione di redazione ad Aria, il giornale che dirigo, e venne Giano Accame, che purtroppo è morto nemmeno un anno fa, che faceva parte della famiglia redazionale, e propose di fare un focus, che è l'approfondimento mensile che facciamo intorno a un tema unico, proprio sull'impresa fiumana. Nel 2009 è stato il 90° anniversario dell'impresa fiumana. 10 anni fa, nel 1999, ormai 11, però diciamo 10 anni fa, nell'80° disse facciamo un focus sull'impresa fiumana. E quindi io, che non ne sapevo tanto come la maggior parte di noi, dato che a scuola non se ne studia granché, decisi di documentarmi anche per poter controllare e correggere gli articoli dei nostri collaboratori che ne sapevano invece. E informandomi e studiando la questione mi sono entusiasmato per l'impresa, per la presenza giovanile, per le caratteristiche che ne hanno fatto un fatto unico nella storia italiana e forse mondiale. Gabriele, il nostro è un programma rivolto ai giovani delle scuole. Quanto credi che sia importante approfondire pagine della storia italiana come quella di Fiume, sconosciuta alla maggior parte degli studenti? Per gli studenti è importantissimo studiare qualsiasi parte della nostra storia che generalmente viene raccontata in maniera superficiale o distorta, come accade spesso per la storia patria. L'impresa fiumana nelle pagine dei nostri manuali di storia viene raccontata spesso in poche righe e quasi sempre in maniera non solo non esaustiva, ma ripeto distorta. Distorta per vari motivi. Innanzitutto perché il fascismo la enfatizzò come fase preparatoria per il fascismo stesso. Quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, essendo connessa storicamente dal fascismo con il fascismo, venne bollata come dalla dannatio memoriae proprio insieme al fascismo stesso. Secondo poi perché sempre alla fine della Seconda Guerra Mondiale tutto ciò che odorava di orgoglio nazionale veniva ugualmente bollato come pericoloso per il rischio di ritorno, fantomatico ritorno di un fascismo, e quindi l'impresa fiumana, che è stata soprattutto una impresa di rivendicazione nazionale, è stata anche per questo secondo motivo bollata come storia da non riscoprire. Terzo e più spinoso è perché la città di Fiume fa parte di quelle terre svuotate dall'esodo delle genti giuliane, istriane e dalmate, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale vennero costrette con la polizia etnica dei partigiani slavi di Tito in combutta con i partigiani comunisti italiani, vennero costretti con infoibamenti e con il terrore a scappare da quelle terre per poterle poi rivendicare come slave. Il fatto che fossero in stretta collaborazione con i partigiani italiani faceva della questione dei nostri confini orientali qualcosa di nuovo di cui non parlare, e Fiume faceva parte di quella storia, preferirono cancellarla. Ora, l'impresa è importante perché dà un'idea della nascita della gioventù come la conosciamo noi.
Prima di Fiume, la giovinezza come la conosciamo, cioè i giovani che vanno a protestare, i giovani chiedono, i giovani sentono, non esisteva. La gioventù era una fase della vita. La gioventù come corpo generazionale, cosciente di poter intervenire nel destino della nazione. Gabriele, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata, parlaci senza svelare troppo ai nostri ascoltatori del tuo romanzo. I protagonisti sono giovani, soprattutto di fantasia, come nella realtà dei nomi e dei personaggi, però sono verosimili, cioè sono disegnati su legionari realmente esistenti. Mi sono documentato tutti gli archivi italiani e soprattutto per la personalità dei legionari sulle lettere che ho potuto trovare nella Società di Studi Fiumani a Roma, c'è un museo nel quartiere Giuliano Dalmata. Il romanzo parte con un prologo in una delle grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale sul Monte Grappa, precisamente sul Col Moschin, dove si conoscono immediatamente i due protagonisti principali, Giulio e Marco. E sono due arditi, giovanissimi, intorno ai 20 anni, tutti e due. Marco, un aristocratico di Bergamo, e Giulio, un piccolo borghese, diciamo, che vive in un quartiere proletario di Roma, San Lorenzo, che stringono una saldissima amicizia al fronte. Poi si separano e si rincontreranno a Fiume e lì vivranno una serie di avventure incredibili ma reali in gran parte, perché a Fiume accade di tutto. E il romanzo segue la loro avventura a Fiume all'interno dell'avventura più grande, che è quella dell'impresa stessa, dove si andranno a conoscere altri ragazzi, altri loro coetanei, altri legionari, e formeranno un gruppo affiatato di estrazione diversa. Ci saranno pure ad esempio un socialista e un anarchico, e un repubblicano irlandese rifugiato lì, e vivranno varie avventure fino al Natale di sangue che pone fine all'impresa. Grandi avventure perché a Fiume, oltre alle feste, al divertimento che c'era moltissimo, perché appunto, ripeto, c'erano tanti artisti, si creavano di feste grandiose perché non avevano granché da fare oltre a addestrarsi ogni giorno. E c'era presenza di grandissime personalità, andò Toscanini per finanziare con un concerto, Guglielmo Marconi e tantissimi altri. E per sopravvivere però, essendo la città stretta in un blocco che impediva l'accesso delle merci, D'Annunzio, che era un reinventore di molte cose, si inventò l'ufficio colpi di mano. Gabriele, sei direttore della rivista politico-culturale Area. Di cosa si occupa Area e a chi si rivolge? Area è un mensile di politica e cultura politica, di proposte, di formazione, che abbiamo fondato ormai più di 15 anni fa. Quindi è un pezzo di storia, diciamo così. È nato nell'ambito della destra sociale, ora è aperto a tutte le anime del centrodestra, diciamo così, e fin dall'inizio si è caratterizzato per una propositività assolutamente quasi, diciamo, inesistente nella pubblicistica ormai nell'area di destra e centrodestra. Purtroppo siamo l'unico mensile in edicola e in ogni caso fin dall'inizio ci siamo caratterizzati per questo, cioè elaborazione e proposta, oltre che analisi, inchieste e ricostruzione storica e cultura, appunto. Abbiamo pubblicato a puntate in fascicoli un manuale di storia e una anti-antologia, cioè una riscoperta della letteratura del Novecento, tutti e due ad opera di Marco Cimmino,
E, oltre a varie inchieste, invece più giornalistiche, più di storia contemporanea, quella una importantissima sulla strage di Bologna, che ha portato all'individuazione di una pista verosimile e alternativa a quella della che ha condannato Inar, Mambro, Fioravanti, eccetera. Ricordiamo il sito internet www.aria-online.it, diretta da Marcello De Angelis e Gabriele Marconi. Aria, una rivista politico-culturale di elaborazione politica e geostrategia che si occupa anche di inchieste del contingente. Ringraziamo Gabriele Marconi, autore delle Stelle Danzanti. Ciao Gabriele, è stato un piacere.